Onorevole Mecacci, a titolo personale. Sì, grazie Presidente. Io non voglio andare contro questa intesa che è emersa adesso tra i gruppi qui in aula, però credo che sia opportuno fare una riflessione per onestà intellettuale su come si è arrivati a questo punto, perché noi arriviamo all'adozione della normativa interna per rendere applicabili le norme dello Statuto di Roma, uno statuto che è stato appunto istituito in questa città con iniziative di tutti i governi di centrodestra e di centrosinistra del nostro paese a 10 anni dall'adozione di questo statuto. Ora, il governo oggi ci dice che occorre ancora tempo per valutare se nel nostro ordinamento si debba o meno intervenire per adeguare la normativa penale alle norme dello Statuto di Roma. Allora, questo non è un modo serio di legiferare, Presidente. Questo testimonia anche che la qualità del processo legislativo nel nostro paese ormai è molto degradata e credo che se c'è un impegno in un ordine del giorno si possa chiedere con tutta tranquillità al governo anche di dare un termine temporale entro il quale intende presentare alla Commissione Giustizia della Camera un progetto di adeguamento normativo sostanziale rispetto alle norme che sono state citate. Grazie. A lei, onorevole Mecacci, onorevole Ria.